Oggi prepariamo il risotto al gorgonzola e al radicchio. Gli ingredienti per questa ricetta sono 350 g di riso, 2 cespi di radicchio, 100 g di gorgonzola DOP Jim, 50 g di pancetta, 50 g di burro, una cipolla media, mezzo bicchiere abbondante di vino rosso, 3 cucchiai di parmigiano, sale e del brodo. Iniziamo a preparare il risotto. Per prima cosa versiamo un fondo d'olio in una casseruola dal fondo spesso. Aggiungiamo la cipolla, aggiungiamo la pancetta e lasciamo cuocere per qualche minuto fin quando la cipolla non si sarà imbiondita. Bene, la cipolla si è imbiondita, aggiungiamo il radicchio. Lasciatelo insaporire e alzate la fiamma. A questo punto aggiungo il riso e lo lascio tostare con tutti gli altri ingredienti. Terminato questo passaggio, sfumo col vino rosso. Lasciatelo evaporare completamente. Un mestolo di brodo vegetale, aggiungiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere il riso in questo modo per circa 10 minuti, aggiungendo il brodo tutte le volte che sarà richiesto. Ed è giunto il momento di aggiungere il gorgonzola Jim. Ecco qua. Torniamo a rimescolare. Aggiungiamo un goccio di brodo e continuiamo la cottura per altri 5 minuti. Bene, il nostro risotto è pronto, aggiungiamo una noce di burro e del parmigiano per mantecarlo. E mi raccomando, sempre fuori dal fuoco questa operazione. Bene, a questo punto il risotto è pronto, non resta che metterlo nel piatto e servirlo caldo.